Luigi Piccioni viene da un percorso di studi che l'ha portato attraverso l'Università della Sapienza, poi l'Istituto di Studi Storici di Napoli, in particolare la Scuola Normale Superiore, ma qui parliamo di anni lontani, suppongo, è attualmente docente di storia economica all'Università della Calabria, vicepresidente della Società Italiana di Studi per la Storia della Fauna. Per lo specifico, da Micheletti è anche direttore di Altro Novecento. E ha al suo attivo una serie di scritti molto articolata su temi che vanno dal primo movimento italiano per la tutela della natura, con Giorgio Nebbia sui limiti dello sviluppo, un saggio fondamentale, Cronache di un dibattito, saggio del 2011, quindi di qualche anno fa, ma insomma che focalizza alcuni dei temi su cui immagino si dilungherà ora o si diffonderà nella sua relazione. Per non dire dei riferimenti alle attività di Altro Novecento e forse soprattutto, almeno dal punto di vista del mio interesse, di quanto è stato richiamato prima nei saluti del Presidente Corsini, un saggio fondamentale su Chiesa ed Ecologia 1970-72, un dialogo inter. Bene. Questa è la presentazione, probabilmente non necessaria, come ho detto, per la maggior parte dei presenti. Luigi, grazie per il contributo che hai dato alla realizzazione di questa iniziativa. Mio fratello, te la parola. Allora, intanto grazie alla Fondazione, al Presidente, al Direttore, a tutto il gruppo. Ecco, il gruppo non è una correzione a quello che ha detto il professor Corsini, ma un'integrazione. Noi non abbiamo studiato Giorgio, non lo stiamo studiando. Quello che sento nel mio rapporto con Giorgio, e penso il nostro rapporto con Giorgio, è quello di una relazione in cui noi per anni, alcuni di noi per decenni, ci siamo veramente nutriti quotidianamente dell'affetto e dello stimolo dell'insegnamento di Giorgio. È un rapporto, il fatto che oggi noi lo studiamo è la prosecuzione in qualche modo di questo rapporto quotidiano intenso che abbiamo avuto con lui, sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista politico. E questo mi piace dirlo proprio introducendo il mio intervento. E che invece è incentrato sul rapporto tra Giorgio e la storia ambientale, intesa in senso generale, cioè sia come storia dell'ambiente, sia come storia dei rapporti tra società e ambiente, sia come storia delle politiche, delle culture e dei movimenti ambientalisti. Bene, Giorgio era uno che riciclava tantissimo le sue cose. Chi ha presente i suoi scritti sa benissimo che lui scriveva alcune cose, si fissava alcuni modelli, poi le riutilizzava nel corso degli anni, pubblicando lo stesso articolo, modificandolo in più sedi diverse. Era una specie di syndicate lui stesso che piazzava le sue cose. E ci sono alcune espressioni sue, alcuni temi, alcuni elementi che ritornano molto spesso nei suoi scritti nel corso degli anni. E scrivendo di storia, di archivi e di memoria, Giorgio amava spesso esordire ricordando, e qui cito, che sul frontone dei National Archives di Washington è inciso il verso della Tempesta di Shakespeare, il passato è prologo. Lui citava spesso questa frase. Questa citazione infatti racchiudeva una visione complessa del sapere e un programma di ricerca e di intervento politico, questo sguardo sul passato. Ma andiamo per ordine. Tra le tante peculiarità che hanno fatto di Giorgio una figura di rilievo nella storia dell'Italia repubblicana è stato il fatto di essere stato uno dei primi studiosi provenienti dalle scienze dure. Era un chimico, Giorgio. Uno dei primi studiosi delle scienze dure ad abbracciare nel nostro paese le ragioni dell'ambientalismo. Giorgio si avvicina all'ambientalismo, all'ecologia, come si diceva allora, alla metà degli anni 60. Si iscrive prestissimo a Italia Nostra, all'UWF dopo 2 anni dalla fondazione, cioè ha già ben chiaro alla metà degli anni 60 qual è la questione del futuro, che poi è pienamente in consonanza con i suoi studi di 20 anni ormai, ma è il primo non biologo, non zoologo, a facciare prospettiva dell'ecologia. Fu grazie alla sua formazione scientifica e alla sua ispirazione, a questo suo taglio che proveniva dalle scienze dure, che nei primi anni 70 l'ambientalismo italiano si arricchì progressivamente di nuove prospettive, oltre al conservazionismo tipico dei naturalisti, che era tipico appunto o degli attivisti
o degli architetti, degli urbanisti, che era tipico del WWF d'Italia Nostra, e vennero poste le basi di quello che verrà presto definito l'ambientalismo scientifico. Però, a dispetto di un profilo culturale e professionale squisitamente scientifico-tecnologico, Giorgio ha voluto e saputo coltivare per oltre 60 anni una pratica della scrittura storica continuativa, come vedremo che risale già alla metà degli anni 50, sfaccettata e soprattutto, come spesso avveniva nel suo caso, imponente, quantitativamente imponente. Ecco, per esemplificare vorrei indicare, come ho già fatto altre volte, come abbiamo fatto altre volte, alcune tappe di questa parabola di ricerca, di insegnamento e di divulgazione. Attorno alla metà degli anni 50, anzitutto, Giorgio si imbarcò tra la sorpresa e il malcelato fastidio dei colleghi e del suo maestro, Walter Ciusa. Qui c'è una bella testimonianza di Giorgio nell'intervista video che trovate su YouTube, questa lunga intervista che facemmo nel dicembre del 2015, mi pare a casa sua a Roma, in cui lui dice, vabbè, quando io ho cominciato a fare divulgazione, a occuparmi di storia, che ero un giovane, non ero neanche trentenne, ed ero in piena carriera accademica, stavo facendo la mia carriera, sia Ciusa, il mio maestro, sia gli altri mi guardavano con molta diffidenza, io dovevo fare un po' di soppiatto, diciamo. Però si imbarcò senza alcuna remora in una serie di articoli e di fascicoletti divulgativi che qui oggi ha in copia Alberto Bertoni, perché è riuscito a recuperarli su eBay, nei quali illustrava non solo le caratteristiche fondamentali merceologiche, cioè come merci, ma anche l'evoluzione storica di alcune tecnologie e di alcune merci come i voli spaziali, la tecnologia dei voli spaziali, o alcune merci come la gomma, lo zucchero e lo zolfo. Sta in questi primissimi scritti del 53-55, la radice prima di quello che sarebbe divenuto uno dei filoni più battuti e di successo della sua opera di divulgatore, cioè l'illustrazione di quello che lui definiva le cose, cioè le merci, gli elementi, le sostanze. Un filone che ha avuto la sua consacrazione editoriale nel 2011 nel dizionario tecnico-ecologico delle merci, che fu edito da Jacabuc questa ispirazione sua continua a vivere nell'apposita sezione di Altro Novecento. In Altro Novecento, nel 99, Giorgio prevede questa sezione, che c'è sempre stata, delle cose, che erano tutti articoletti su, appunto, su tecnologie, merci, elementi, e che noi continuiamo a far vivere grazie a un lascito di brevi articoli che è sterminato e che riusciamo, appunto, anche dopo la scomparsa di Giorgio, a mantenere all'interno della rivista. A questa prima fase di metà anni 50 fece seguito, dopo alcuni anni di pausa, una mossa ancora più sorprendente di quelle cose stranianti che faceva Giorgio, che era un personaggio, questo voglio ricordarlo, perché restituire la rotondità di Giorgio significa anche darne alcuni elementi aneddotici. A Giorgio piaceva enormemente la parola divertimento, divertirsi. Era un uomo che prendeva piacere nel fare le cose e che appunto è divertente questa cosa, mi sono molto divertito. Cioè c'era questo elemento ludico, edonistico quasi, nell'individuare temi, nell'individuare percorsi, nell'individuare persone, che trasmetteva e che quindi lo portava poi a fare delle mosse inusitate, originali, particolari, strane, sottolineature strane. Il video che realizzammo, questa lunga intervista che realizzammo, non ricordo più esattamente come fosse intitolata, però c'erano dentro i fumetti, c'erano dentro la macchina da scrivere, già nel titolo, per dire l'originalità, anche il modo scanzonato, divertito che aveva Giorgio di affrontare temi e percorsi anche terribilmente importanti e seri. Ecco, la seconda fase del Giorgio storico è una mossa strana, particolare, originale, e io voglio raccontarla con le sue parole. Nel 1961, scriveva Giorgio,
Quando da poco insegnavo a Bari, nella facoltà di Economia e Commercio, scoprì che nello statuto del corso di Lingue e Letterature Straniere, che per strane ragioni faceva parte della facoltà di Economia, era presente un insegnamento di storia del commercio con l'Oriente, che era stato inserito anni prima da Gino Barbieri, docente di storia economica. Il titolo derivava da un celebre libro di William Hyde, tradotto anche in italiano, con una lunga appendice, circa un terzo del volume, che trattava le merci oggetto del commercio del Mediterraneo col Levante nel Medioevo. Riuscì a farmi assegnare l'incarico di tale insegnamento che non era mai stato attivato e l'ho tenuto fino al 1966. Avevo pochi studenti ogni anno, ma mi dedicai intensamente a studiare i prodotti oggetto di commercio fra Oriente e Occidente e le falsificazioni e frodi. Scoprì così che le grandi correnti attraverso cui passavano i contatti fra Oriente e Occidente erano correnti di traffici di merci. Era il mestiere mio. E così mi sono messo a studiare quali merci camminavano attraverso deserti e oceani fra il Mediterraneo, il mondo islamico, la Cina. In 5 o 6 anni, ricordo appunto che Giorgio tenne il corso tra il 1961 e il 67, in 5-6 anni ho raccolto una buona documentazione sulle merci del mondo arabo ed ebraico. Cercai di imparare qualcosa di arabo e di ebraico, ma soprattutto raccolsi testi sulla trasmissione delle conoscenze sulle merci e le frodi alimentari del mondo arabo ed ebraico in Occidente, sulla base delle traduzioni medievali. Saltava fuori tutta una popolazione di traduttori dal greco all'arabo e dall'arabo in latino. Questo è quello che poteva saltare in testa Giorgio quando aveva queste ispirazioni strane. Gli anni dell'insegnamento di storia del commercio con l'Oriente produssero una ripresa delle pubblicazioni di argomento storico, che culminarono nel 1967 in un volume di dispense, riepilogativo dei corsi, passando per articoli sulle frodi del Medioevo islamico, su personaggi della fine del primo millennio, come il medico ebreo Donnolo, lo scienziato arabo Ibn al-Haytham, sul botanico e farmacologo al-Razi e sulla merceologia cinese. Ma dalla metà degli anni 60 l'interesse di Nebbia per la ricostruzione e la divulgazione storica divenne finalmente sistematico, aiutato, tra l'altro, da un impegno divenuto quasi quotidiano nella divulgazione scientifica, in particolare sulle colonne sia di quotidiani locali come la Gazzetta per il Mezzogiorno, sia per importanti quotidiani nazionali come come il Giorno. Da questi anni la presenza di Nebbia su quotidiani e periodici si fece infatti costante e riuscì a creare interesse nei lettori e nelle lettrici, anche e forse soprattutto dando profondità temporale alle analisi, cioè includendo la dimensione storica nelle spiegazioni e nelle illustrazioni. A partire poi dalla fine degli anni Ottanta, questa frequentazione del passato subì un'ulteriore evoluzione, un'ulteriore torsione, quando Nebbia iniziò a interessarsi della storia delle culture e delle politiche ambientali e dei movimenti ambientalisti, cioè a riflettere in qualche modo sul proprio passato, su quello che ormai era il proprio presente, ma anche il proprio passato, sulla sua stessa militanza e sulle radici storiche di questa militanza. In questa fase, ripeto, siamo alla fine degli anni Ottanta, che è stata poi la fase in cui molti futuri storici ambientali lo hanno conosciuto, lo hanno incrociato e hanno cominciato a collaborare con lui, fu pubblicata quella che è forse la sua opera più importante nel campo della storia ambientale, cioè la breve storia della contestazione ecologica, scritta alla fine degli anni Ottanta, ma pubblicata per la prima volta nel 1994, riedita poi più volte per comparire infine, assieme al saggio per una definizione di storia dell'ambiente, in un bel volumetto curato nel 2015 da Nicola Capone, per i tipi della Scuola di Pitagora a Napoli. Un altro tornante significativo, più che altro a livello simbolico, di questa traiettoria storiografica è stata infine la pubblicazione nel 2014 come Quaderno di Alto Novecento di una raccolta contenente 54 articoli e saggi di storia dell'ambiente e dell'ambientalismo selezionati tra i circa 320 di questo argomento che Giorgio aveva pubblicato fino al 2013. Poi se ne sono aggiunti altri nei 5 anni successivi fino a quando Giorgio ha potuto lavorare. Ma
Da dove provenivano, Giorgio, l'interesse, la considerazione, ma infine anche la passione per il passato, per la storia? La conoscenza che ho dei suoi scritti e il ricordo che ho di lui mi fanno pensare soprattutto a cinque radici, tutte intimamente connesse tra loro, cioè la distinzione, la divisione che faccio è una divisione per comodità, ma tutti questi elementi si fondono tra loro. La prima radice di questo interesse, questa passione per la storia è la sua vorace e divertita, ecco, non riesco a trovare termini più adatti, vorace e divertita curiosità. Il piacere con cui si avvicinava a una grande varietà di temi e di oggetti e con cui li illustrava era un piacere palpabile, si avvertiva. E traspariva sia negli articoli di divulgazione, sia nelle interviste, ma anche molto nelle corrispondenze con amici e con c'è tutto un mondo della scrittura di Giorgio che non è accessibile pubblicamente e che è la corrispondenza con noi, con le persone, con noi, con tutte le persone con cui ha avuto a che fare, con chi ha collaborato con lui. E c'è anche un pezzettino, forse anche un pezzettone che forse noi non avremo mai, ma che da storico mi attira enormemente e che sarebbe fondamentale recuperato, c'è cioè una corposissima, quasi quotidiana corrispondenza con la moglie, che è il figlio, che forse non avremo mai, ma che sarebbe di enorme interesse recuperare. Bene, questo piacere nell'avvicinarsi ai temi del passato, ma in generale, era tanto più forte quanto Giorgio riusciva a dare conto dei contesti, a sdipanare la complessità dei temi, la rete delle relazioni tra i fenomeni, le origini dei fenomeni e la loro evoluzione nel tempo, cioè come i fenomeni, i processi avessero una storicità. Cercare i nessi col passato, ricostruire i cambiamenti nel tempo, era un'attività inevitabilmente generata dalla sua curiosità e dal suo desiderio di spiegazioni complete, soddisfacenti, capaci di rendere pienamente conto della complessità di fenomeni, processi ed eventi. Può sembrare strano, ma io credo che questi elementi caratteriali di Giorgio spiegano molto della sua inclinazione per la storia e la scrittura storica. La seconda radice è l'impostazione data dal suo maestro, cioè da Walter Ciusa, alla merceologia, cioè alla disciplina accademica in cui Giorgio si è formato, in cui ha fatto ricerca e che ha insegnato fino alla pensione. Ciusa, a differenza di gran parte dei suoi colleghi, ha spostato l'accento da un'analisi puntuale e possiamo dire anche sincronica delle merci, a una ricostruzione del loro ciclo di vita, un approccio in cui la dimensione temporale e quella evolutiva sono imprescindibili. Una merce non è solo la sua analisi chimica, come era tipico di gran parte della merceologia, ma è lo studio di tutto il suo ciclo, dalla materia prima fino ai rifiuti, dell'evoluzione delle tecnologie. E in questo approccio la dimensione temporale e quella evolutiva sono imprescindibili e aprono, tra l'altro, la strada a ulteriori aperture analitiche. Giorgio probabilmente non avrebbe avuto necessità di essere allievo di Ciusa per sviluppare un interesse per il passato e per la sua ricostruzione, ma certamente l'insegnamento del suo maestro lo ha consolidato in questa sua inclinazione naturale. La terza radice, che poi in realtà più che una causa, è già forse una conseguenza di quanto finora detto, cioè della sua inclinazione caratteriale e dell'insegnamento di Ciusa, sta nell'influsso esercitato su di lui da coloro che reputava i suoi principali riferenti intellettuali. Se si va a vedere nelle sue dichiarazioni chi è che più l'ha influenzato, tutte figure in cui la dimensione evolutiva temporale dei processi erano centrali. Karl Marx, che è stato appena richiamato dal professor Corsini, ma anche i grandi maestri dell'ecologia degli anni 30, Volterra, Lotka, Vernadsky, il giornalista tedesco Anton Zischka, che è stata una delle sue prime frequentazioni che gli è rimasto caro fino alla fine, e Lewis Mumford. Pur nelle loro grandi differenze, tutte queste figure elaborarono ricostruzioni ed analisi squisitamente dinamiche, delle dinamiche sociali, il primo, cioè Marx, dell'evoluzione degli ecosistemi e delle specie, i secondi, cioè gli ecologi degli anni 30, dei mercati di materie prime, il terzo, cioè Zischka, del rapporto tra civiltà e tecnologia, cioè Lewis Mumford.
E tutte queste elaborazioni entrarono lentamente, progressivamente, accumulandosi tra loro, a far parte tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni 60 del bagaglio e del sistema, se così possiamo chiamarlo, messo a punto da Giorgio. E che sarebbe è ancora tutto da studiare, ci stiamo avvicinando pian piano, ma è un mondo ancora largamente da conoscere e da restituire. La quarta radice dell'interesse verso il passato di Giorgio è la convinzione, non retorica né superficiale, che, come afferma appunto Antonio nel secondo atto della Tempesta shakespeariana, il passato è prova. Cioè che una conoscenza del presente, amputata della conoscenza delle sue radici, sia una conoscenza insufficiente, inadeguata, sia ai fini della comprensione del reale, sia ai fini della sua gestione e del suo cambiamento. L'ultima radice, e credo anche quella maturata più tardi, a partire dalla fine degli anni 80, primi anni 90, è la convinzione che la conoscenza delle proprie stesse radici costituisca un fondamentale strumento di conservazione e di consolidamento della propria identità e del proprio orizzonte politico. Di persone che per soggetti in fondo subalterni e sicuramente sovversivi come gli ambientalisti sono molto fragili. Cioè per questi soggetti aleatori, marginali, spesso perdenti, molto spesso la conservazione e il consolidamento della propria identità e della propria visione è a rischio, e la storia contribuisce a dare continuità, a dare spessore. Ecco, la scrittura storiografica di Giorgio si è così esercitata su una gamma molto ampia di temi e di periodi: le merci, le frodi, le produzioni, i commerci e i consumi, le tecnologie, la ricerca scientifica, i rapporti tra tecnica e società, i rapporti tra modo di produzione capitalista e ambiente, il pensiero politico, la cultura e i movimenti ambientalisti, le politiche ambientali. Ma mi rendo conto che fin qui solo il Giorgio coinvolto direttamente nella ricerca, nell'elaborazione e nella scrittura è stato oggetto della mia attenzione. Questa era la parte che mi ero scritto fino ad ora. Ma in realtà il contributo di Giorgio nel campo della storia e della storia ambientale è andato molto oltre che il proprio contributo personale di ricercatore e di scrittore. Un altro contributo cruciale è stato l'incoraggiamento, il sostegno e la promozione a chi si affacciava alla ricerca storica e soprattutto alla storia dell'ambiente. E qui io parlo anzitutto per me. Con l'aiuto di Giorgio e con l'aiuto di un altro personaggio diversissimo, però per certi aspetti simile a Giorgio, io da outsider ho costruito la mia carriera di studio, sono anche la mia carriera accademica. Io non vengo da un percorso interno all'università, io sono stato recuperato a un certo momento da persone che mi stimavano, ma è stato possibile recuperarmi e farmi entrare in un percorso accademico grazie al fatto che io avevo prodotto molto, e avevo prodotto molto bene grazie a Giorgio Nebbia e a Franco Pedrotti, che mi avevano incoraggiato, mi avevano pubblicato, continuano a farlo tuttora. E quindi io sono un testimone di questa capacità di Giorgio di dare ali, di dare gambe al desiderio di fare ricerca, di dedicare la propria vita alla ricerca di storici e di studiosi. Ma ci sono molti altri casi, e io ne cito due che sono significativi nel nostro ragionamento, e cioè le introduzioni che fece Giorgio al libro di Edgar Meyer sui pionieri dell'ambiente, che mi pare che sia del 1995, ma anche al libro di Walter Giuliano, mi pare del 1989 o 91, sulle prime radici del verde, cioè sulla storia di Pronatura. Questi due libri sono, per quello che io ne so, i primi due libri pubblicati in Italia sulla storia dell'ambientalismo. E Giorgio era presente con un'autorevole introduzione che contestualizzava il contenuto dei libri, ma dava smalto, dava prestigio a questi due libri, un incoraggiamento e una spinta molto importante. Tra l'altro in anni, ripeto, fine anni 90, inizio anni 90,
in cui in Italia nessuno ancora si occupava, o meglio, solo alcuni si stavano cominciando a occupare di storia dell'ambiente e dell'ambientalismo. E posso dire anche che qui cito una cosa poco nota, che proprio in quegli anni Giorgio fu protagonista, insieme ad alcuni di noi, del tentativo di fondare, siamo nel 1994, una prima società italiana di storia ambientale, un tentativo che durò alcuni mesi, che poi naufragò perché era un tentativo troppo precoce, sicuro, molto generoso, ma molto precoce, troppo precoce, e bisogna aggiungere che ci sono voluti 27 anni perché una società di storia ambientale nascesse, che è nata nel settembre dello scorso anno e che adesso a Catania la settimana prossima celebra il proprio primo grande convegno nazionale. Però 27 anni prima un gruppo di persone, anche ampio, anche di varie sedi italiane, di varie istituzioni, tentò di creare nel 1994 questa Società Italiana di Storia Ambientale. E qui voglio ricordare un'altra cosa. Un paio di 3 anni fa mi è stata data la possibilità di raccontare, più che di raccontare, di cercare di ricostruire, in un momento in cui la storia ambientale si stava ampliando enormemente. Guardate, negli ultimi 3 anni c'è stata un'esplosione incredibile della storia ambientale. Noi abbiamo lavorato per 30 anni in una situazione di marginalità assoluta, senza cattedre, senza fondi, senza insegnamenti, senza quasi riviste. Da 2 anni c'è il boom. A Catania ci saranno 100 relazioni sui temi più diversi. Ci sono anche ingressi nell'ultimo momento, anche, grazie anche all'arrivo di tanti soldi. Ma appunto in questa effervescenza, 3 anni fa mi fu chiesto, cerca di raccontare qualcosa sulla storia della storia ambientale italiana. E io feci una relazione a questo convegno, che poi è stata pubblicata su Global Environment quest'anno, e l'ho intitolata Six Schools at the Roots of Italian Environmental History, 6 scuole alle origini della storia ambientale italiana. E cercavo di individuare quali sono stati in questo trentennio i 6 poli che hanno coltivato e che hanno dato origine a una produzione e a un'attività che, nonostante il totale slabbramento di decenni, però ha costituito un corpus importante sul quale oggi si appoggia una storia ambientale che sta diventando istituzionale molto forte. E tra le 6 scuole ne indicavo 2 che definivo militanti, e erano quelle di, appunto, di Brescia, raccolta attorno alla Fondazione Micheletti, raccolta attorno a Giorgio Nebbia, e quella di Camerino, raccolta attorno a Franco Pedrotti. Quindi c'è questo indispensabile riconoscimento a quello che Giorgio e Paolo, cioè, hanno saputo fare in questi decenni di promozione di una storia ambientale che faceva fatica ad assumere visibilità e importanza a livello nazionale. Quindi questa iniziativa di incoraggiamento, sostegno e promozione degli studi e degli studiosi è stato importantissimo, anche se difficile da cogliere, impalpabile. Ve lo dico io adesso, non, cioè, non è facile da cogliere come le pubblicazioni che stanno lì, eccetera. Un altro contributo naturalmente è stato quello interno alla sua sterminata attività di divulgazione. Io ricordo, se ce ne fosse bisogno, che poi ve ne parlerà meglio oggi Gianluca Rossi. Noi abbiamo a disposizione un corpus di scritti di Giorgio che si aggira sui 4.500 pezzi dal 1948 al 2018. 4.500 pezzi. In larghissima parte articoli di divulgazione. Bene, una parte cospicua di questa divulgazione è stata dedicata proprio alla storia, o comunque a articoli, saggi in cui la dimensione storica e la dimensione temporale avevano un grosso risalto. E anche in questo caso, oltre a articoli in cui si raccontavano cose, si spiegava la dimensione storica di temi, fenomeni, merci, eccetera, ci sono state molte recensioni di libri di storia ambientale, e c'era, voglio ricordarla perché questa era un'altra delle invenzioni buffe ma molto serie di Giorgio,
Giorgio ha tenuto per diversi anni una rubrichina su vari quotidiani che si intitolava Libri sommersi. Qualcuno forse se la ricorderà. E lui dedicava delle schede piccole di poche righe, 10-15 righe, a libri o dimenticati o di circolazione talmente ridotta che non raggiungevano le librerie, ma nemmeno le recensioni che gli venivano inviate, eccetera. E lui segnalava questa rubrica, Libri sommersi, tutta una serie di testi che riteneva fosse importante conoscere, anche se non raggiungevano il grande. E in questa attività di divulgazione ed editoriale svetta indubbiamente questo progetto iniziato nel 1999, che è Altro Novecento. Altro Novecento è nata, grazie all'ispirazione congiunta di Giorgio e Pierpaolo, come una rivista ad alto filo sfaccettato, una rivista militante, una rivista non proprio di divulgazione, però per il grande pubblico, non specialistica sicuramente, per il pubblico colto, per il pubblico militante, ma una rivista dal taglio non solamente, ma anzitutto storico, già nel titolo. L'oggetto è il Novecento, cioè è il secolo che si stava in quel momento chiudendo. Ed è stata sempre anche una rivista di storia ambientale. E va detto, va sottolineato, che oggi in Italia Altro Novecento è l'unica rivista italiana di storia ambientale. Ci sono state alcune altre riviste, ce n'è stata una anche importante, ambiziosa. I frutti di Demetra, messa in piedi da Piero Bevilacqua, che è durata 7-8 anni, ma è finita. Altro Novecento è in piedi, è viva, e speriamo E lotta insieme a noi. Questo No, no, è brutto dire lotta insieme a noi. rimanda ad altre cose. No, no, è viva, e speriamo che viva, viva a lungo. Però ecco, è importante, cioè in un settore che è accademico, che è culturale, ma che è anche politico, come la storia ambientale, Altro Novecento oggi rappresenta l'unico punto di riferimento italiano. E questo è un motivo importante non solo per farla vivere, ma per farla vivere bene, per arricchirla, per dargli la visibilità e per dargli il peso anche intellettuale che merita. Questa è una sfida che la Fondazione Migliaretti deve tenere ben presente in questo momento. E ultima cosa, ma importantissima, è uno dei contributi di Giorgio alla storia e alla storia ambientale in particolare, è stato tutta l'elaborazione e il lavoro sugli archivi. A Brescia, grazie all'amicizia, all'incontro con Pierpaolo, Giorgio trovò un paradiso e lo trovò in due sensi. Trovò il posto per il suo archivio, che è un archivio sterminato. Io lo dico, credo di poterlo dire con una certa sicurezza. È sicuramente e credo che sia destinato a rimanere molto a lungo il più importante archivio di storia ambientale italiana, archivio personale, naturalmente. Per completezza e per ricchezza per ricchezza interna. Perché riflette naturalmente l'enorme complessità di relazioni e di interessi di Giorgio. E ha questa completezza anche perché Giorgio, come diceva lui stesso, teneva anche i biglietti del tram. Cioè è un archivio spaventoso. E faccio un altro esempio per dire la ricchezza incredibile. Giorgio, come oggi diremmo strutturato giovane all'Università di Bari negli anni 50, era l'addetto ai verbali delle riunioni, dei consigli di facoltà, eccetera. Era giovane, quindi lui scriveva tutto. Bene, Giorgio mi ha detto che lì ci sono 10-15 anni di verbali, di tutti i verbali, di tutti i consigli di facoltà che ha fatto a Bari, alla facoltà di economia, in 15 anni, tutte le riunioni. Che è una cosa, magari non serve poi a molto, no, può anche servire in una prospettiva di ricerca, ma è una cosa che dà il segno della completezza, della mania che aveva Giorgio per la conservazione di tutto ciò che faceva. E per dare l'idea della completezza di questa miniera straordinaria,
che molti di noi hanno usato utilissimamente. Faccio un altro esempio molto piccolo, stiamo sull'aneddotica. Raccontavo ieri sera a Alberto Berton che sono riuscito a fare questo libro su Chiesa e ambiente, anche e soprattutto grazie al fatto che Giorgio, che ha fatto parte per 3 o 4 anni della Commissione Pontificia Giustizia et Pax, che è un organismo di 15 persone globale, mondiale, lui era uno dei 2 italiani di questa commissione, è possibile trovare nell'archivio di Giorgio i documenti originali, quasi tutti in inglese, della Commissione Mondiale, della Commissione Pontificia di Giustizia e Pax. Documenti che non sono accessibili nell'archivio Vaticano, perché mi pare che ci siano 70 o 90 anni prima di potervi accedere. Quindi chi volesse studiare una parte, alcuni anni della documentazione della Commissione di Giustizia e Pax deve venire qui a Brescia. Tanto per dirvi l'importanza e la completezza dell'archivio di Giorgio. E io a proposito dell'archivio, prima di concludere, voglio fare una battuta. L'eredità di Giorgio non è un'eredità da studiare filologicamente, a mio modo di vedere, non è un'eredità da studiare filologicamente. Giorgio era un uomo pratico, ha fatto essenzialmente cose che servivano, che stavano dentro i suoi progetti particolari. Molto ambiziosi spesso. Il professor Corsini è rimasto colpito dall'apostolato, che in effetti è uno degli aspetti più straordinari di Giorgio. Ma l'apostolato di Giorgio, lo raccontavo ieri sera Alberto Berton, non era rivolto solo alle associazioni. C'è stato un periodo, questo rapporto con il Vaticano e con la Chiesa è stato dovuto al fatto che Giorgio per 2 o 3 anni si è imbarcato in un'opera di apostolato verso i preti, verso i cardinali, verso i teologi, è andato lì pazientemente a spiegare in maniera anche insistente come la questione ambientale stesse tutta dentro i documenti conciliari e nelle encicliche di Giovanni XXIII e di Paolo VI e come loro dovessero farsene carico e farsi in modo che la Chiesa le assumesse. Ma è andato lì insistentemente come uno che catechizzava dei catechizzatori alla questione ambientale. Ecco. Quindi tutta un'opera volta al pubblico, tutta un'opera volta al futuro. Ciò che sta ai miei occhi nell'archivio di Giorgio, nel suo archivio delle carte, nelle sue pubblicazioni, è un archivio, cito un poeta spagnolo del Novecento, che è un'arma caricata di futuro. Cioè ciò che sta nell'eredità documentaria di Giorgio è qualcosa che non serve solo a noi accademici per fare delle robe che serve per la carriera, ma è qualcosa che serve per la prospettiva, per la società, per il futuro delle prossime generazioni. C'è tanta roba che può e deve essere usata. Oltre alla cessione del suo archivio, Giorgio ha lavorato moltissimo, molti scritti lo testimoniano, è stato uno sprone alla costituzione di fondi archivistici sull'ambiente, sull'ambientalismo, sulle politiche ambientali. Cosa che in Italia non esiste e che in Francia, per esempio, paese che seguo abbastanza, oggi ha un grande slancio, anche istituzionale. E anche in questo senso Brescia, la Fondazione Micheletti, oggi ha una strategicità nel campo dell'archivistica. Dell'ambiente e dell'ambientalismo, delle politiche ambientali. Quello che è stato fatto in questi anni, che si sta facendo ancora, si sta continuando a fare con l'archivio Bettini, per esempio, appena acquisito, è rendere ancora più strategica la posizione di Brescia e della Fondazione Micheletti. È una strategicità esterna, nel senso che è qualcosa che serve molto a un settore in forte ebollizione, in forte che ha i riflettori puntati come quello dell'ambiente, ma è una strategicità anche interna come ampliamento ed aggiornamento dell'eredità di Luigi Micheletti. Luigi Micheletti costruì un progetto di documentazione sul mondo della sinistra, sul mondo del progresso, sul mondo del lavoro. Ciò che hanno fatto Giorgio e Pierpaolo è stato innestare su questo grande progetto micheletiano qualcosa
che gli dà forza, ne amplia la prospettiva e lo rende ancora più strategico oggi. Però di questo mi parlerà oggi Gianluca Rossi. Faccio un'ultima battuta riferendomi a quello che diceva in apertura il professor Corazzini. È un'osservazione giustissima, quella, semplifico molto. Tutto sommato Bergoglio erede di Nebbia, la metto semplificando molto, ma certo, l'ha laudato si richiama. E ne parlavamo ieri sera. C'è una documentazione purtroppo incompleta, nel senso che manca un documento cruciale in questi documenti del 70, del 71, 70, del 71, quando si preparava la conferenza di Stoccolma, in cui Giorgio proponeva a padre Bartolomeo Sorge, che in parte passò questa impostazione, un documento molto articolato proprio su quello che doveva essere per la Chiesa l'ambiente, la questione ambientale, che era innervato proprio di ispirazione conciliare e in cui la questione ambientale era intimamente connessa a quella della giustizia sociale. Tutta questa roba è sparita, la memoria di Nebbia come uomo di chiesa, come uomo di fede, come ispiratore è sparita per tanti motivi, ma effettivamente se oggi si volesse additare Nebbia come un precursore, troveremmo in questo documento, che purtroppo non c'è, cioè sappiamo che lo scrisse, ma non c'è fisicamente nelle carte che stanno qui a Brescia, ci sono tutti gli elementi sostanzialmente che stanno nella Laudato Si. C'era già tutto lì. E quindi in questo senso rispondo sicuramente sì. Cioè in Giorgio c'è un'anticipazione molto lucida, consapevole di temi che poi sono stati ripresi 35 anni dopo, e anche oltre. Forse 45. Grazie.